su quali fattori le start-up possono costruire il loro successo. Sono Luigi Orsicarbone, sono un imprenditore seriale di start-up. L'aspetto fondamentale che credo determinante sia il cosiddetto timing, cioè se i clienti sono pronti ad acquistare il tuo servizio. Non è sempre così quando stai facendo innovazione. E nella mia esperienza il fatto di aver avviato un'azienda in un momento giusto piuttosto che in un altro, ad esempio Planetwork, avviata nel 96, appena prima del boom di internet, è stato un timing pazzesco. Il secondo fattore critico di successo di una startup è il team, la forza del team e la capacità di questo team di eseguire il progetto. La business idea, cioè qual è il problema che la tua soluzione va a risolvere per il cliente.